Verso le elezioni europee del 26 maggio, ad Agrigento, al Cinema Astor, si è svolta la presentazione delle candidature di Giorgia Iaconino e di Giuseppe Milazzo, entrambi candidati nella lista di Forza Italia nella circoscrizione Isole, Sicilia e Sardegna. Alla manifestazione, tra gli altri, sono intervenuti il commissario regionale del partito Gianfranco Miccichè e l'ex presidente del Senato Renato Schifani. Grande partecipazione oggi al Cinema Astor per l'apertura della mia campagna elettorale. Non posso che essere contenta, felice ed entusiasmata di tutto questo affetto che mi stanno dimostrando i miei amici. È una sfida ardua, ma che la prenderò con grande slancio motivazionale. Ci sono tanti amici, amministratori locali, sindaci, consiglieri comunali e tutti gli amici che vogliono stare in questa bellissima squadra. Attendiamo anche il presidente Miccichè, il presidente Schifani e tanti altri deputati nazionali e regionali che vogliono darmi un senso di amicizia e farmi capire che Forza Italia esiste. Forza Italia esiste in provincia di Agrigento e io sono la rappresentanza di questo bellissimo partito dal quale io nasco dal 1994, che faccio parte da quando avevo 3 anni di questo bellissimo partito. Quindi invito tutta la cittadinanza ad andare al voto il 26 maggio 2019. Si può votare dalle 7 alle 23, ma andate a votare perché l'astensionismo non è la vittoria. La vittoria è scegliere un rappresentante al Parlamento europeo che sia scelto dal popolo, e l'istituzione del Parlamento europeo è una istituzione che deve essere colta. Quindi andate a votare, io vi ringrazio per la presenza e l'amicizia di tutti gli amici che sono qui oggi. Grazie. Sono Giuseppe Milazzo e sono candidato in Forza Italia, in accoppiata di genere con Giorgia Iacolino, e a sostegno anche alla candidatura di Silvio Berlusconi. Il 26 maggio si deciderà se mantenere un clima di populismo ma incongruente o ritornare a fare la politica seria, quella concreta, quella che il Paese si aspetta, è un'Europa più vicina ai cittadini. Un'Europa che riveda, come dire, l'attaccamento al territorio e che rilanci veramente le nostre imprese, l'agricoltura, la pesca, il nostro stato infrastrutturale che è molto precario. Il 26 maggio Forza Italia si candida ad affermarsi come nuovo partito di governo con una guida che è importante, che è quella di Silvio Berlusconi, e noi, cioè io, Giuseppe Milazzo e Giorgia Iacolino, siamo pronti a sostenere questo partito in Europa. Beh, sono le candidature di due giovani nostri del territorio che danno il senso come Forza Italia, puntando al rinnovamento, parta dai giovani che hanno già un consenso sul territorio perché si sono misurati in precedenti elezioni. Giuseppe Milazzo è il nostro capogruppo in Assemblea regionale, svolge un ruolo delicato e autorevole. Giorgia Iacolino, figlia d'arte, consigliere comunale, si misura sul territorio con il proprio consenso, con il proprio impegno. Questa è la nuova Forza Italia, che coniuga esperienza di chi milita da anni con la innovazione, ma nella logica di un percorso che tutela un valore principale, quello della libertà, la libertà del cittadino, la libertà di intrapresa, la libertà di sentirsi non oppresso da un fisco troppo pesante, la libertà di credere in una giustizia giusta dove la parità tra accusa e difesa sia garantita dall'articolo 111 della Costituzione, ed elemento fondante la moderazione. Noi siamo lontani da estremismi di sinistra e di destra, non condividiamo alcune posizioni estremiste della Lega, che comunque è un partito del centrodestra. Noi andiamo avanti per la nostra strada con i nostri valori, le nostre proposte, le nostre idee. Rimaniamo comunque alternativi alla sinistra perché siamo distinti e distanti dai valori, dalla storia della sinistra che, ricordiamolo, per la prima, ricordiamolo sempre, ha mandato a casa Berlusconi in maniera irregolare e illegittima, applicando retroattivamente una legge che non poteva essere applicata. Questo grazie a un giustizialismo che le è costato, secondo me, anche una perdita di credibilità a livello europeo.
La candidatura di Giorgio è una bellissima candidatura di una ragazza giovane che è già esperta, come dire, per cui siamo felici. Ma oggi la cosa importante è quella di portare avanti il credo di Forza Italia, specialmente in cui comincia a esserci un sovranismo che è questo di Salvini, che è troppo pericoloso. Bisogna rendersi conto tutti, lo dico a tutti i siciliani, non è la Lega che ci potrà salvare, perché la Lega è quella che ci vuole far uscire da quell'Europa che è l'unica nostra fonte di guadagno, gli unici soldi che arrivano dalle nostre parti arrivano dall'Europa. Io lo capisco perché Salvini vuole uscire, perché l'Italia paga 100 di contributo all'Europa e ottiene 80 di ritorno, e le 80 di ritorno arrivano tutti al sud. Per cui per Salvini è una perdita secca, ma immaginate che cosa succederebbe qua in Sicilia se noi rinunciassimo ai fondi strutturali che per adesso l'Europa ci dà. Mi dovete credere, Salvini non ci ama per niente. Da quando lo conosco odia il sud, da quando lo conosco odia la Sicilia. Ora improvvisamente, perché si è messo a fare questa strategia di prendere in giro tutti noi, veramente gli stiamo credendo. Io non ci credo che i siciliani possano essere così babbi, come si dice a Messina, da poter credere a questo progetto. È un progetto pericolosissimo per noi. Io veramente faccio un invito, ma quasi una preghiera a tutti i siciliani: non credete, date il voto a Forza Italia, che è l'unico partito realmente moderato che esiste in Italia. Oggi abbiamo il presidente Berlusconi, che sta pure male, nonostante stia male, operato l'altro ieri, è in campagna elettorale. Io credo che il voto a Berlusconi sia veramente quasi un obbligo per tutti noi. È il voto alla persona che ci ha amato di più, che ha dato di più per tutti noi, che veramente ha fatto di più per tutti noi. Oggi veramente scegliere Berlusconi significa garantire un successo ancora a questa terra, garantire che l'Europa rimanga a darci i quattrini che ci dà. Dare un voto agli altri significa uscire da questa logica, per cui per me, ripeto, poi la Iacolino, Milazzo, sono i nostri amici, sono quelli per cui ovviamente qua ad Agrigento, ma anche altrove, spero che arrivino i voti, ma l'invito vero che io faccio a tutti è quello di votare Berlusconi e Forza Italia, perché è troppo importante.